Siamo al Festival della Crescita 2015 di Milano con Max Stellini. Prima domanda d'obbligo: chi è Max Stellini e perché si trova al Festival della Crescita? Beh, innanzitutto grazie dell'invito, Francesco mi ha fatto pervenire questa opportunità e devo dire abbiamo subito colto l'idea al volo. Io sono un entusiasta della vita, innamorato della vita e come tale ritengo che ci siano sempre delle nuove opportunità nel fare scouting di ciò che ci accade intorno. Siamo qui perché credo che già il fatto di avere un festival sul concetto della crescita sia di per sé stimolante e credo sia anche abilitante dal punto di vista di immaginare insieme un futuro, quindi poterlo costruire insieme è veramente un sogno. L'abbiamo sentita parlare di economia lineare, economia circolare, che tipi di modelli di crescita vengono associati a questi concetti? Ma dunque, l'economia lineare è in realtà il modello che stiamo sostenendo un po' da tanti anni, quello che ci ha consentito di raggiungere i livelli di benessere che conosciamo e pur tuttavia è lo stesso modello che sta determinando dei rischi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale e devo dire da ultima analisi anche dei rischi di business per le imprese, per diciamo rischi per i quali oggi non è più conveniente per le imprese stesse mantenersi su un profilo e un modello di business originato nel Novecento. E quindi semplicemente l'economia lineare, che è il modello del dispose, quindi source, make and dispose, è diventato un modello obsoleto per il fatto stesso che i danni che genera collateralmente stanno determinando per le imprese una insostenibilità dal punto di vista ambientale, sotto dal punto di vista anche economico e finanziario. La circular economy è una delle soluzioni che cerchiamo di validare in termini di modelli di business e si fonda sul presupposto che l'obsolescenza programmata sia un concetto del passato. Oggi il capitale naturale è il capitale dal quale tutte le attività umane dipendono e dunque la circular economy, che vuol dire energie rinnovabili, cercare di arrivare a zero waste e cercare di mettere il redesign al centro dei processi industriali per avere telefonini che possono essere disassemblabili e dunque ricondizionati e rimessi poi sul mercato senza far riferimento a risorse naturali finite, ecco, questo tipo di modello, questo tipo di soluzione può rappresentare per le imprese vantaggi economici importanti e garantire a un sistema industriale nel suo complesso un'evoluzione verso un trend che potrebbe affermarsi come il trend industriale del XXI secolo. Il termine sostenibilità è entrato in modo peculiare in circolo soprattutto nei nostri sistemi di comunicazione anche di massa. Come facciamo a distinguere quando la sostenibilità è davvero un modello di crescita da quando è invece usata in modo mondano, frivolo o semplicemente per pubblicità? Ma dunque, è una domanda importante questa. Devo dire che io ho la fortuna di lavorare con il dottor Montagnese, che è il Chief Innovation Officer del gruppo Intesa San Paolo, e dunque la circular economy, che passa proprio da un paradigma in cui la sostenibilità, la corporate social responsibility, era considerata un po' nel modello del business tradizionale, il cane da guardia del business, ecco, attraverso l'introduzione della figura dell'innovazione del Chief Innovation Officer di gruppo, Intesa San Paolo intende presidiare la circular economy dal punto di vista della strategia e dunque dell'innovazione, perché è importante per la sostenibilità trasformarsi da cane da guardia a cane da tartufo, un'opportunità nel quale il ragionamento con le imprese può diventare il riconoscimento di un'opportunità reciproca e dunque diventare partners. La dottoressa Anna Monticelli, con la quale io collaboro, è stata negli anni la responsabile della sostenibilità del gruppo e questa sostenibilità, la sostenibilità del gruppo Intesa San Paolo, rappresenta per noi oggi il DNA, il capitale reputazionale sul quale costruire la nuova sfida. Siamo una tra le aziende più sostenibili al mondo, la prima azienda tra le prime 100 al mondo. C'è una domanda con cui chiudiamo tutte le nostre interviste, mai come in questo caso è pertinente. Per uscire dalla crisi e dallo stallo che l'Italia sta attraversando in questo momento, sono necessari più investimenti economici o più investimenti culturali? Beh, chiesto a una banca è ovviamente una domanda sfidante. Diciamo che ecco, essere qui al Festival della Crescita significa, credo, rimettere al centro un po' il valore. Un'istituzione finanziaria come il gruppo Intesa San Paolo certamente ha diciamo, nel proprio core business il ragionamento sugli investimenti, no? Il presidiare la capacità di investimento della propria clientela e pur tuttavia credo personalmente che prima ancora che la vendita di un prodotto finanziario, di una polizza piuttosto che di un mutuo, sia importante riconoscere a un intermediario finanziario come Intesa San Paolo il ruolo centrale
di intermediario di fiducia. Prima ancora degli investimenti, prima ancora dell'investimento in cultura, credo sia necessario un collective action for change, dove insieme imprese, istituzioni finanziarie e anche business and society insieme riconnettono, e in un festival come questo si capisce qual è il fermento che c'è nella società e nel mondo del business. Ecco, business and society si rimettono insieme in un nuovo discorso, in un nuovo patto di fiducia per la crescita, per una crescita che può essere reimmaginata. Ovviamente un passaggio culturale, ovviamente richiede degli sforzi finanziari che il gruppo Intesa San Paolo ritiene siano necessari per il futuro e sul quale si impegna a poter dare supporto nelle condizioni che ci saranno. Ringraziamo Max Stellini al Festival della Crescita 2015 di Milano. Io ringrazio voi per l'ospitalità e veramente faccio i complimenti per un'iniziativa di questo livello. Personalmente ritengo che nel nostro paese un'iniziativa come questa sia davvero innovativa e sfidante dal punto di vista culturale e, se posso, spero di vedervi a Torino presto. Grazie Max. Grazie a voi.